Allora, siamo qui nell'hotel B-Max Racing, un hotel 5 stelle ultralusso, lì potete vedere due brutte facce. Domani Alberto Cazzo di macchina, tanto di gomme. esce fuori, e fa freddo, richiude. Vabbè, dai, ma non farà così tanto freddo. Oh. No, 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 no. Ragazzi, sono le 10 del mattino, 2 ore fa c'erano 0 gradi, fa un freddo, ma un freddo. Ok, ce la posso fare. Questa è una benzina super speciale, ci abbiamo messo l'anduja di ieri sera dentro. Mai provato un simile freddo in vita mia. Ragazzi, si gela. Cioè, ho le mani che non le sento e non sento più le dita. Ma qui a Roma non faceva sempre caldo? No. Ok, impressioni dopo il primo turno qui a Vallelunga. Innanzitutto ringrazio i ragazzi del B-Max Racing per avermi dato la moto e Gianluca Roma per avermi, Gianluca Galesi per avermi invitato oggi in questa giornata. Non sento più le mani. Girare col freddo è una roba tremenda, vi giuro, è meglio girare con 40 gradi. La pista è uno spettacolo, è veramente bella, 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 bella da guidare. E tra l'altro in questo primo turno con gomma fredda, pista fredda, ho anche rimediato una chiusura anteriore. Meno male che non gli ho steso la moto, ragazzi, meno male. Poi tra l'altro ho provato per la prima volta sulla pelle una roba fighissima, quella del mio ultimo video, non so se l'avete visto, quello in cui spiego che quando la moto piega sale di giri. Ecco, in un paio di punti mi sono dimenticato di salire di marcia e quindi quando sono andato a piegare... La moto è andata al limitatore. Niente, quindi queste le prime impressioni dopo il primo turno di Vallelunga. Adesso andiamo a farci un giro per il paddock a vedere un po' chi c'è in giro. Allora ragazzi, ci siamo fatti 450 km per Alberto e grazie ai suoi video stiamo imparando anche qualcosina in più sulle moto. Infatti lo vogliamo ringraziare. E che bisogna dirgli? Grazie. Ciao. Ciao Nasca. Ma tu vai in moto? Quella, guarda quanto è bella. Ah, quella col drago sopra. Sì. Col dinosauro. Ammazza, oh, 1000. Cioè, ma non hai capito Nasca? Oh, gli dai gas, nei veloci l'ha messa. Che colore è la tua moto? Questa è nata in un'officina di Giuliano in Campania. Siamo lì e dobbiamo decidere questa colorazione, ok? Si gira il meccanico, facciamola a fuoco. La riconoscono tutti. Sì. Ed è nata questa. Allora, lui in teoria di solito ha la tuta da auto, no? Che moto c'hai? S1000. Fatto 48 anni. Cazzo ragazzi, mi batte pure in moto. Non solo in auto mi dava le scopole, anche in moto mi dava le scopole. Lui è quello che quando ho corso con le 500 mi sistemava tutti i danni che facevo su quella macchina. Un po', non so. Ne ha fatti pochi per fortuna, però ha girato anche poco. È riuscito anche a vincere. Figa, non si sa come. A vincere la sottocategoria, perché poi c'erano gli alieni tipo lui là davanti che... Vabbè, oh. Ciao. Thank you.
niente, sono arrivato in staccata completamente senza freni, proprio... E vi posso garantire che tra tutte le cose che si possono provare è la sensazione più brutta del mondo. Perché tu sei lì, hai 270, 280 e dici ok, adesso freno. Quando prendi in mano la leva non freni. Ecco, la sensazione che ho provato è stata questa. Si ha gestito bene la situazione. Non è vero, è stato tutto culo. Io non ho fatto niente, io solo pregato anche. Un grosso grazie va sempre fatto a loro e a loro, che sono sempre qui a raccogliere i nostri cocci. Con 0 gradi o con 40, loro tutti vestiti rendono questo sport possibile, quindi grazie. Cos'è che mi avevi detto ieri sera? Non bene. Dove ci porti di bello? Al mare. Andiamo al mare? No, non potete capire, cioè anche sul trattore dobbiamo piegare. Perché se no c'è forza centrifuga e ci butta fuori. Taxi! Frenando! Saluta Antonio! Saluta! Ciao bello! Arrivare senza freni alla Campagnano non lo auguro a nessuno. Anche lui si è sfilato la manovra. Che hai combinato? Si è sfilato la manovra. No! Non ci credo! Ma come hai fatto? Mica lo sapevo noi, però! Partiamo col dire due cose. La prima mi è andata di lusso, perché è successo in una curva con una vida di fuga enorme, quindi ho avuto tutto il tempo di scansare quelli che avevo davanti e cercare di rallentare. La seconda è che la moto che ho guidato è la moto di un team che fa gare, che fa un campionato, che corre in Coppa Italia, quindi sono persone che sanno come si tiene una moto. Allora, come ho fatto a restare senza freni? Il motivo dell'incidente è il seguente: si è rotto un componente dell'impianto frenante. Purtroppo le moto da corsa in pista subiscono tante sollecitazioni e dalle gare amatoriali fino alla MotoGP capita. Ora, se analizziamo l'incidente, notiamo che ho fatto 3 frenate. Nella prima, quando ho preso i freni in mano, la leva era molto lunga, molto spugnosa e la moto frenava pochissimo. Questo perché quella rottura di quel componente ha fatto sì che uscisse del liquido frenante, che entrasse dell'aria nell'impianto e che quindi il freno risultasse spugnoso. La moto fortunatamente non era completamente senza freni, ma frenava poco. Quando ho visto che mi stavo avvicinando a quelli davanti, ho realizzato che ero senza freni. Allora cosa ho fatto? In quel momento ho pensato che tanti mi hanno detto: quando ti trovi senza freni, molla la leva e ritirala. Così l'ho mollata, l'ho ritirata, in quel momento ha pinzato di brutto, infatti mi stavo cappottando in avanti. Cosa è successo però? Che con quella pinzata lì ho fatto uscire tutto il liquido dei freni. Quindi ho mollato la leva e quando l'ho ripresa di nuovo in mano, morte totale. In quei casi lì mi hanno detto: scala le marce, frena col freno posteriore e prova a fermarti. L'ho fatto, ma... Innanzitutto ho realizzato una cosa importante, che fortunatamente ho sangue freddo, nel senso che in quel momento non sono andato nel panico e ho avuto la lucidità di pensare a cosa fare per cercare di rallentare la moto. Ripeto, non sono arrivato completamente senza freni. Se fossi stato ai 260 completamente senza freni, probabilmente la situazione sarebbe stata un po' differente. L'altra cosa che ho imparato è questa: bisogna ascoltare la moto in ogni singolo aspetto. Infatti nelle curve precedenti la moto frenava come prima, ma sentivo qualcosa di diverso. Non saprei dirvi cosa di diverso, ma sentivo una leggera differenza. Ora, magari un pilota esperto avrebbe detto: aspetta, che forse potrebbe darsi che c'è qualcosa che non va. Io, non avendo avuto l'esperienza, non l'ho realizzato. Quello che comunque voglio trasmettere a voi con questo video è questo: quando sentite qualcosa di diverso sulla moto, anche una piccolezza, fermatevi ai box e fate un check, perché magari vi siete rimbambiti voi, ma magari c'è qualcosa che non va. Niente, una volta tornato ai box, una volta realizzato che non era colpa di nessuno, ma che avevo avuto molta sfiga, ma anche molta fortuna allo stesso tempo, che vuoi fare se non riderci su? Cos'è che succede quando sei senza freni? Non entra neanche un ago nel culo. Con la mano, con la mano! Che stringe forte! Come dire, spiega un po' come bisogna fare per andare forte. Dobbiamo togliere i freni. Bene, si conclude qui la mia avventura a Vallelunga. Io ci tengo immensamente a ringraziare Gianluca Galesi, conosciuto anche come Gianluca Roma, del gruppo dei Pistard, per avermi invitato alla giornata. E mi hanno anche regalato la maglietta personalizzata. E la cosa bella è che la maggior parte delle persone che avete visto in questo video facevano tutti parte dello stesso gruppo dei Pistard, quindi
È stato bello passare una giornata insieme a loro. La sera siamo andati a cena fuori tutti insieme, in pista sempre tutti insieme, un bel gruppo affiatato di appassionati, quindi grazie per l'invito e grazie a tutti voi perché è stata davvero una bella giornata. Grazie anche a Massimo Buna e Simone Di Pietrantonio del team B-Max Racing per avermi dato la moto. E grazie a tutti voi che mi seguite, come sempre. Dato che a sto giro abbiamo sforato un po' con la lunghezza del video, farò poi un secondo video in cui spiego le sensazioni che ho avuto nel provare la BMW. Mi raccomando, condividete il video, mettete like, iscrivetevi al canale YouTube e alla pagina Facebook, commentate e basta, non credo ci sia altro da fare. Ciao ragazzi!